Prego, si accomodi. Posso? Prego. Come mai la mela rossa? Non lo so. Non ci vedrà qualcosa di inconscio. Indica lei. In fondo ha scelto uno dei simboli più usati e noti della storia dell'umanità. Lei cosa ci vede? A me fa venire in mente la favola. Ti ritengo mia figlia. Così giovane, così bella. Hai tutta la vita davanti. Goditela, te la meriti. E come in tutte le favole, c'è una principessa. Però è una principessa moderna, Claire. E poi c'è la matrigna, che si traveste da mamma affettuosa, ma evidentemente è un ruolo che non le appartiene. Sta cercando un modo per parlarmi del suo rapporto materno? Non del mio, per fortuna. Chiudi gli occhi, prometto che non soffrirai. Quindi torniamo a sua mamma. Aspetti, ma lei non vuole sapere come va a finire questa storia? Penso di conoscerla. Beh, può essere, però ci sono alcuni cambiamenti. Cioè? Gli uomini che soccorrono Claire non sono nani e non li lega un'amicizia. Lei ha una relazione con tutti e sette. Una di queste è platonica e le altre sei sono di sesso. Sì! Sveglierai il bosco intero, fa attenzione. A lei piace il rosso? A me molto. Il colore della passione. Dell'amore, di tutte le cose intense della vita. Sono stata con un altro uomo. Conosce almeno la ragione per cui lo fa. Serve una ragione. Prima neanche sapevo cosa fosse il desiderio, ma adesso sì. Non ha bisogno della mia approvazione per consumare i piaceri. Piaceri? Qui si parla di altro, della vita. Bella, giovane e libera. Vive il sesso senza inibizioni, ma soprattutto senza appartenere a nessuno. E questa è una condizione che invidia? No, devo dire di no. Mi stupisce questa sua libertà, ma c'è chi non può accettarlo. La gelosia fra donne può essere talmente forte da diventare patologica, no? A volte. E spingerti a fare cose folli. Se rivuole quella vita, faccia il primo passo e liquidi la ragazza. Sì, certo, potrei convincerla a partire. Così non basta, però. Deve essere una partenza definitiva. Ma avevo capito si trattasse di una favola. Sì, certo. Aveva capito bene. E il lieto fine? Vissero tutti felici e contenti. La nostra protagonista si sveglia da questo brutto incubo, assistita da tutti i suoi amanti. Dobbiamo approfondirla questa storia la prossima volta. Dice. A me sembra tutto così chiaro.